Amici del canale, buongiorno. Con il video di oggi andiamo a riprendere il discorso che abbiamo interrotto qualche mese fa sulla coltivazione del kivano. Il kivano è un frutto, un ortaggio proveniente dalle zone dell'Africa australe, molto apprezzato in quei paesi per le sue qualità nutritive e che si sta diffondendo anche in Europa. Delle proprietà nutritive di questo frutto ne abbiamo parlato già nella prima parte del video. Metterò il link alla fine di questo video in maniera che potete consultarlo. Iniziamo con un breve riepilogo del video che ho già postato, e però prima di iniziare voglio invitarvi ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella in maniera da ricevere le notifiche tutte le volte che caricherò altri video, e se il video sarà di vostro gradimento lasciate pure un like. Siamo partiti dal frutto che ho comprato in un mercatino etnico e dopo aver estratto i semi, i quali si presentavano avvolti da un materiale gelatinoso, li abbiamo estratti e li abbiamo messi a lavare sotto il rubinetto dell'acqua. Dopodiché li abbiamo fatti asciugare e li abbiamo conservati fino a marzo. Dopodiché li abbiamo presi e li abbiamo seminati in un vassoio contenente del terriccio per semine. Abbiamo spruzzato dell'acqua. Nel mese di aprile sono cominciate a venire fuori le prime piantine ed a maggio abbiamo cominciato a diradarle mettendole in contenitori singoli in maniera da farli crescere più forti e radicare meglio. Nel frattempo abbiamo preparato le buche mettendo sul fondo dello stallatico e li abbiamo messi a dimora, addossati a una recinzione in maniera da potercisi arrampicare. Col passare delle settimane cominciano a formarsi i primi rami che, dotati di robusti viticci, si arrampicano facilmente. E quindi cominciamo a guidarli nelle varie direzioni, distanziandoli in altezza di circa 30 cm l'uno dall'altra. Ancora 2 settimane e tra le ascelle delle foglie cominciano a vedersi i primi germogli, germogli che cominceranno ad ingrossarsi prima di aprirsi. Ed ecco i primi fiori. Nella pianta del kivano i fiori sono monoici, cioè nella stessa pianta vi sono sia fiori maschili che fiori femminili, ma ogni fiore è soltanto o maschile oppure femminile, e cioè ogni fiore non ha tutti e due i sessi. Eccone qua uno che ha già allegato, si vede il frutticino. I fiori del kivano sono di colore giallo e i fiori maschili hanno 3 stami, mentre invece quello femminile sopra l'ovario ha lo stigma. Alle nostre latitudini la pianta fiorisce in piena estate e dopo che i fiori sono allegati cominciano piano piano ad ingrossarsi. Il kivano è una pianta molto produttiva. Infatti, assieme ai frutti che sono già allegati, troviamo dei fiori che stanno allegando, avendo così una produzione a scalare. Qui ne abbiamo uno che sta virando al giallo. La massima maturazione si avrà quando arriverà al colore arancione. E come si può vedere, stanno diventando sempre più appuntiti gli aculei. Ed eccoci qua, siamo ad ottobre ed alcuni hanno già raggiunto la giusta maturazione. Faremo un raccolto a scalare, in quanto non tutti sono arrivati alla maturazione dell'arancione. Il video finisce qui, vi ringrazio per la visione, alla prossima, ciao.